Buonasera e ben ritornati a questo appuntamento con In Salute con l'osteopatia, questa trasmissione in collaborazione con il dottore Dino Tassin, osteopata. Buonasera e ben Buonasera, ritornato. buonasera a lei. Oggi parleremo di una delle più frequenti cause del mal di schiena, l'ernia del disco, che può interessare o semplicemente una o una molteplicità di vertebre della colonna vertebrale, causando forti dolori e forti disagi, soprattutto nel movimento. Questa è Certo. una patologia che molti magari hanno, ma molto spesso può anche capitare che passino dei mesi prima di essere diagnosticata. Si continua ad Certo. avere la nevralgia, si continua ad avere una lombalgia Una o certa algia. semplicemente un mal di schiena. Classico. Allora, spieghiamo un pochino in che modo si può intervenire con l'osteopatia con questo tipo di patologia, che cosa possiamo fare? Bene. Le ernie normalmente sono delle compressioni sulle vertebre che possono essere lombali o cervicali. Diciamo che viene trovata questa ernia facendo esclusivamente una risonanza magnetica, perché dalle lastre normali non si vede. La risonanza magnetica rileva che ci sono delle protusioni, delle ernie, che poi in effetti ernie vere e proprie non sono, perché non è altro che una cattiva posizione della colonna e schiacciando più da una parte rispetto all'altra risulta che fuoriesce una protusione che la risonanza rileva come ernia. Da dove vengono questi problemi? Partono sempre da una postura errata, da una scoliosi vecchia da bambini, da un aver rotto una gamba, un piede, un ginocchio, una distorsione. Da questo, pochi vanno a vedere la realtà, curano l'ernia, ma non vanno a vedere il perché questa ernia è fuoriuscita. Quello che io faccio, quello che mi occupo, è quello di capire per quale motivo hai questa ernia. Normalmente rilevo tantissime volte che il problema viene magari dalla camminata. Può essere che, se parliamo di un operaio, anche le scarpe antinfortunistiche sono la prima causa di questo problema, perché il piede non riesce a deambulare bene perché ha il ferro sotto e quindi si cammina un po' goffamente. Siamo nati tutti senza scarpe, quindi le scarpe sono il primo problema. Salendo da questo andiamo a capire il motivo. Quello che io faccio, cerco di capire da dove viene il problema, come dicevo prima. Questo problema lo si rileva facendo una visita completa. Si parte dalle caviglie, le ginocchia, le anche e si sale fino a capire che magari c'è una piccola torsione del bacino. Basterebbe che una persona è caricata più a destra o più a sinistra, che la parte superiore tende, per stare in equilibrio, a spostarsi dall'altra parte. Quindi la colonna non sarà mai più in posizione perfettamente dritta, ma ci sarà una torsione, quindi è come se ci fosse una piccola scoliosi. Questo fa sì che il problema si presenta. Come curarla? Io lo curo in un modo particolare. Una volta stabilito qual è il problema, perché a volte ci si trova con una gamba anche 1 cm più lunga dell'altra, questa perché si carica su una gamba sola anziché l'altra. Le curo con un mio metodo particolare che è quello dei magneti. Questi magneti che io uso da sempre, da tutta la vita, di mia invenzione, a cosa servono? A rimettere in asse il bacino. Se ho la colonna che ha una piccola S e se io riesco a rimettere in asse il bacino, automaticamente le vertebre tornano a posarsi su di loro, perfettamente dritte. E le ernie rientrano. Questo è la grande scoperta, chiamiamola, scoperta che io ormai da 20 anni cerco di risolvere. E si risolvono. Allora, un'ernia vera è quando una persona alza 100 kg da terra e rimane bloccato. Questa è un'ernia. Allora vuol dire che è scoppiata. La vertebra si è posizionata e ha buttato fuori. Quella è un'ernia da operazione, ma oggi non ci provano neanche più a operare, anche perché un'ernia,
di questo tipo che dico io, quindi su una cattiva postura operata, ha sempre una recidiva. Nel giro di un anno o due torni come prima. E quindi ecco perché io vado a cercare il motivo per cui hai questa ernia e poi cerco di risolverlo con questi magneti. Questi magneti vengono posizionati, ci vogliono 3 settimane. Abbiamo bisogno, perché il cervello ha bisogno di 21 giorni per cambiare un'idea, per cambiare un modo di stare in piedi. Come ci si accorge anche, a parte quando ho già il dolore, che ho la gamba bloccata, mi fa male il piede, il ginocchio, ho 1000 problemi per questa ernia. Ci si accorge anche in anticipo, che magari cammino vicino alla moglie o vicino al marito e quando cammino gli taglio la strada. Questo è un segnale che... Questo è già il primo segnale. O magari ho sempre male a un ginocchio, mi fa male un ginocchio. Sono in piedi, mi fermo, sto meglio sulla gamba destra anziché sulla sinistra. Ecco, questi sono i primi sintomi, ma sono sintomi che a 20 e 30 anni non te ne accorgi, perché abbiamo la forza di tirarci fuori. Ma quando arrivi ai 40, 50 anni, il corpo ti presenta il conto ed ecco che cominciamo a vedere che dove andiamo. Andiamo dal medico, il quale non ci fa fare una radiografia, ma parte direttamente con la risonanza magnetica, dalla quale il 99% trovano almeno 2 ernie. Soluzioni da parte medica ce ne sono pochissime, perché più che farti iniezioni arrivano anche al cortisone, ma una volta finito l'effetto del farmaco sei ancora come prima. Ecco perché bisognerebbe capire e iniziare prima, sistemarsi, e io ho la soluzione, diciamo. Ecco, lei a differenza dal passato, quando lei aveva le tecniche per intervenire a livello osteopatico sulle ernie, sì, c'era però un limite, no? C'è un limite temporale, nel senso che lei operava, cioè operava, faceva metti trattamento, certo, sul paziente il tal giorno, e comunque passavano, no, almeno dei giorni al trattamento successivo. Certo. E quindi notava che c'era una sorta di regressione, certo, in quello che lei faceva. Sì. Quindi è da lì che è partita la sua ricerca, trovare qualcosa che mobilizzasse quello che lei faceva durante il trattamento. Mantenesse quello che io ho fatto. Un trattamento normale di osteopatia, lo faccio anch'io, lo facciamo tutti, tutti gli osteopati lo fanno. Ti rimettono in asse, però il problema non è metterti in asse, perché stai bene magari un'ora o magari 15 giorni, un mese. E poi però torni con un'ernia che comunque è fuoriuscita, in un'ora il dolore non passa, giusto? Non può passare. Rimane. Va bene, dopo una settimana lo rivedi, però a me hanno insegnato che se dopo 3 sedute non hai risolto il problema, forse c'è qualcosa di che non hai capito. Ecco perché sono andato un po' oltre. Andare oltre vuol dire che se io vedo una persona 3 volte e uso questo magnete o uso questa mia terapia, non faccio altro che portare anche il cervello ad avere la consapevolezza che si sta mettendo in asse. Quindi se carico tutta la vita sulla gamba destra e io insegno o comunque indico con questo magnete al cervello, perché in fin dei conti è il cervello che comanda tutto, noi possiamo ruotare quello che vogliamo, ma se il cervello non risponde non c'è possibilità di guarigione assoluta. Tant'è che se una persona purtroppo anche celebrolesa, non funziona questa cosa. Perché anche un bambino celebroleso, se il cervello è riuscito a metterlo in piedi e dargli un equilibrio, non lo cambierà mai, perché quello sarà il suo equilibrio per tutta la vita. Invece per le persone, diciamo, che stanno bene, l'equilibrio lo possiamo cambiare come vogliamo. Non è dicendo ho la gamba destra più corta, metto uno spessore, se metto un plantare sotto di qua peggioro la situazione. Perché il problema non sono mai le gambe una più lunga dell'altra, ma il problema è la rotazione del bacino. Quindi una gamba più avanti fa sì che quella più indietro è quella che porta il peso. Noi dobbiamo portare questo. Quindi l'osteopatia normale o anche il chiropratico ti raddrizza, ti mette a posto, ma il cervello ha bisogno di 21 giorni per registrare una nuova postura. Ecco perché io questa terapia la uso in questo sistema. Io vedo le persone per 3 settimane e per 3 settimane lui subisce una trazione. Si fa il trattamento osteopatico e dopo la prima volta lei decide
dove applicare i due magneti, giusto? Sì, due, perché uno va dietro e uno va davanti. Va davanti. I due comunicano tra di loro. Quello che lei ha in mano è un magnete che lei ha brevettato che pesa solo pochi grammi, no? In realtà sì, non 20 grammi, 25 non, grammi. Cioè praticamente uno non si rende neanche conto di averlo addosso, si non, appoggia con un cerotto, si mette con un cerotto, dietro, a seconda di dove dobbiamo trazionare. Però ha un tiraggio notevole. È notevole, se noi dovessimo alzare un peso alzerebbe fino a 25-30 kg, però non è tanto quello che lui può fare, ma è il messaggio che mangia il cervello, questo è quello che la gente deve capire, non è che uno prende, mette due magneti, adesso mi giro, no, perché se il cervello non ha capito che sta caricando la gamba destra anziché la sinistra e noi lo mettiamo sulla sinistra per farle caricare tutte e due, se non gliel'abbiamo spiegato e io faccio il fenomeno e dico la signora carica di qua e glielo metto di là, non funziona. Non funziona perché prima devi far capire al cervello dov'è il problema. Non è complicata la cosa, però ha un suo iter per forza di cose. Una volta che la persona, io la farò poi camminare, si renderà conto di sì, ero convinto di caricare a destra e invece sto caricando a sinistra. Quindi questa confusione che poi gli mette, comincia a pensare, arrivi al punto che dico, allora a questo punto su che gamba sei appoggiato? Sulla sinistra. Bene, allora io so che mettendolo a destra ruoto il bacino. Il cervello ha capito, perché prima che io parlo, il cervello sa, ha preparato il discorso, ha preparato la risposta. E automaticamente non faccio altro che assecondarlo e lo riporto nella posizione giusta. Questo può succedere a 15 anni, un bambino che la scogliosi, che lo facciamo crescere come un albero dove vogliamo noi, o può succedere anche a 80 anni, che una persona, i miei pazienti vanno dai 60 agli 80, ecco. Arrivano con dolori, dolori da tutta la vita, dolori da 15-20 anni e con questo sistema togliamo i dolori. Rientrano le ernie con questo sistema. Non hai più dolore, quando non hai più dolore fa, ma devo andare a fare ancora la risonanza. Stai male? No, sto bene. Allora anche stai perché bene. Le ernie possono rientrare. Certo che possono rientrare. Rientrano nella sede della colonna vertebrale, certo. Giusto? C'è la protusione nel caso dell'infiammazione, ma una volta che anche durante il trattamento, dopo io non so se qualcuno prenderà anche degli antidolorifici o antinfiammatori, quello è un percorso. Quello lo prende, normalmente se arriva col dolore, almeno per qualche giorno ancora lo prende, ma nel giro di una settimana se avesse una rotazione e una gamba più lunga di un centimetro, in una settimana è già pari. Quindi si riporta già nella posizione e queste vertebre che vanno a schiacciarsi cominciano ad aprirsi e l'ernia rientra. L'ernia non è altro che la compressione di una vertebra e fuoriesce, prima si chiama protusione e poi potrebbe diventare ernia che va a toccare i tendini e quindi fanno male le gambe, fa male il piede, c'è questo dolore sciatico, ecco, il classico dolore sciatico, ma rientrano. In 3 settimane questo rientra nella sua posizione normale, quindi 21 giorni il cervello ha registrato questa nuova postura e la manterrà per tutta la vita. Quindi questa è la cosa bella. Difficilmente vedo dei miei pazienti, li vedo, dico a tutti, una volta all'anno vieni a fare un giro, puoi venire da me, andare da un chiropratico, ma giusto perché nell'anno può capitare che prendi una distorsione, fai una caduta, ti picchi il ginocchio e quindi bene o male le posture cambiano, il cervello per non sentire dolore ti cambia subito la postura. Quindi una volta all'anno li rivedo, chi vuole, ma c'è gente che viene dopo 5-6 anni, è successo settimana scorsa. Ah sì, e chi è che è ritornato? Una signora, che su una 60ina, e non la ricordavo neanche, io ero già venuto da lei, ho fatto il trattamento, ho detto, ma non mi ricordo, sono già passati 5 anni, ma sa però volevo far vedere se stavo bene. 5 anni dopo penso che è già un bel risultato. E perché cosa era venuta questa signora? Così. No, dico, non qual era la sua patologia originaria? Era venuta originaria? Perché aveva delle ernie espulse. Aveva delle ernie, quindi dolori invalidanti. E quindi per 5 anni lei ha fatto i 3 trattamenti? Ha fatto i 3 più un trattamento, sono 4. 3 a distanza della settimana e il quarto dopo un mese, che è quello che blocca, chiude tutto, chiude il pacchetto. Pacchetto, diciamo, sono 4 sedute complete. Dico a tutti, dopo la 4ª seduta, se hai qualche problema,
te vieni gratis perché sei in garanzia. Quindi questa signora dopo cinque anni è ritornata semplicemente non perché aveva dolore, ma tanto per capire se effettivamente ha detto, era tutto... Ma sto bene ancora, c'è qualche problema, e a volte rimango, dico ma se stai bene... No, no, ma lei mi ha detto di venire una volta all'anno, però non ho mai avuto problemi, non mi sono più presentata. E difatti guardi un po', metti a posto le caviglie, sistemi quello che è, però il grosso del problema l'abbiamo risolto. Ecco, i magneti non è che devono essere indossati a vita, giusto? No, il magnete viene messo per una settimana, quindi la settimana dopo tornano, io li tolgo, faccio le manovre e le rimetto in posizioni diverse, a seconda di quello che trovo. Praticamente aumento o allento la rotazione. Quindi qui è la sua bravura, giusto? Deve capire la capacità di capire dov'è che si sta spostando il bilanciamento. Magari a volte si sposta di un centimetro dentro o tre centimetri più fuori o più in alto o più in basso. Comunque si lavora sul cinto del bacino. È il bacino che fa tutto, quindi questa trazione, ci sono persone, una ragazza che è venuta un mese fa circa, mi dice io tutta la vita sono appoggiata a sinistra, tutta la vita a sinistra, la terza volta che è venuta, che dovrà venire adesso fra un paio di settimane per l'ultima, l'ultima volta che è venuta mi ha detto io sono sempre appoggiata a destra, non riesco, prima era sempre appoggiata a sinistra, fa adesso sono sempre appoggiato a destra, cosa è successo? Niente, vedrai che le cose cambiano. E questa è una donna normale che a casa stira, fa da mangiare, si è fermi, si è statici, e, insomma, si è sempre caricata sulla stessa gamba. Però se il bacino è in asse, la tendenza è quella di stare su un posto tutte e due. Ci si può accorgere da cosa? Lei ha le gambe accavallate. È la cosa più semplice che io faccio vedere. Dico, probabilmente c'è il bacino che non è in asse. È possibile. Accavalla le gambe. Prova questa, va bene. Prova l'altra, non è uguale. No, è vero, anche se devo spostare... Ce n'è una più comoda. Una accavalla di più, vede, questa accavalla di meno rispetto a quell'altra. Quindi perché il bacino è ruotato. Non ha dolore, è giovane, ci mancherebbe altro. Se uno ha mal di schiena, viene e cominciamo a capire il motivo. Quindi... le prime manovre osteopatiche, la camminata è da lì e uno si rende conto. Io vedo, ma non mi basta vedere, devo fare in modo che la persona capisca, veda anche lei, dice, ah sì, carico di più di qua che di là. Quindi se il dolore fosse sulla gamba destra, vuol dire che la gamba sinistra è quella un po' più corta. Non è più corta, è quella che porta tutto il peso. Quindi la gamba sinistra porta il peso ben distesa e appoggiata sulle ossa. La destra, siccome il bacino è leggermente rivolto in avanti, tende a piegare un po' il ginocchio. Quindi lavora sulla muscolatura. E di conseguenza sono i muscoli che fanno male, non è ancora partita l'iter della sciatalgia, però c'è già un qualcosa. Certo, lo si può vedere anche senza lastre. Normalmente la gente arriva, quando vengono da me ormai hanno già i dolori, hanno già un plico infinito. La prima cosa è che ho 4 ernie e 3 protusioni, bene. Come minimo ce ne sono sempre 2, no? Lei diceva. Sempre. Poi la risonanza, purtroppo vengono fuori. Anch'io se dovessi fare una risonanza personale, sono sicuro che qualche ernia salta fuori. Nel momento in cui sei dentro in questo tunnel, che ti dicono non respirare, tu non respiri, ma il cuore batte. Puff, puff, puff. E quindi le immagini sono sempre in qualche modo viziate. E di conseguenza io dico a tutti... come faccio una risonanza? Fate una lastra. Facendo una lastra si vedrebbe benissimo il bacino e vedi che il bacino è più alto da una parte e più basso dall'altra. Ah, quindi questa meglio la lastra, secondo lei? La lastra, lei, per me, per quanto mi riguarda, è la migliore. La risonanza va bene per il chirurgo, per il neurochirurgo, per loro, perché dicono, qui abbiamo un'infiammazione, abbiamo questo, abbiamo quell'altro, oggi si cerca di fare anche l'ossigenozono, il quale entra nelle vertebre e cerca di allargarle per rilassare o far rientrare questa ernia. Comunque è qualcosa che non è risolutiva comunque, è come uno ha mal di testa, prende una pastiglia e mi passa. Perché mi è venuto mal di testa? Perché è fuoriuscita l'ernia? Ecco quello che se non ho sollevato 100 kg o fatto. Sollevo 100 kg, sono bloccato, quella è un'ernia, quella da operare, perché ha sparato fuori, ha proprio rotto. Nella sua esperienza, le persone che sono venute da lei che avevano l'ernia, la protusione,
Quanto avevano il bacino ruotato? L'80%. Quindi la maggior parte? Sì. Ecco, parlando di ernie, possiamo parlare anche di cervicali. Infatti era lì l'ultimo argomento che volevo trattare. Molti soffrono anche di ernie cervicali. Moltissimi soffrono di cervicali. Quanto c'entra anche quelle, quanto c'entrano quelle col bacino? Anche quelle sono collegate? Normalmente un'ernia cervicale è legata alla postura. La postura, anche un magari uno è al computer e ha sempre la testa da una parte perché ha questo modo di stare. Avere la testa da una parte non fa altro che questi i muscoli della parte dove la testa è poggiata spingono per tenere sulla testa. Gli altri tirano per cercare di tenere in equilibrio, dolore. Però la cervicale vera dà solo tre importanti segnali: nausea, giramenti di testa, formiche alle mani. Queste tre cose sono legate alla cervicale. Però se una persona in piedi, allora è semplice, lei va a vedere le fotografie che ha in casa, non le foto, ti faccio una foto, uno si mette in posa, ti fanno una foto in gruppo, in compagnia e vedi che hai la testa da una parte. A questo punto c'è da pensare una cosa, se ho la testa a destra sono caricato a sinistra, perché per compensazione ho questo problema. Già lei facendo così ha già... inclinato il bacino da, sì, il fianco da una perché parte. Perché mi appoggio da una parte, automaticamente la testa va dall'altra per tenermi in per gestire l'equilibrio. Se io aprissi le gambe tipo militare sul riposo, gambe aperte, braccia di dietro, automaticamente la testa sarebbe perfettamente in asse. Ma se mi appoggio da una parte, dopo un po' la testa va dall'altra per tenermi in equilibrio, perché l'essere umano cammina in equilibrio. Equilibrio e economia. L'equilibrio è tra un passo e l'altro, l'economia è quello di star seduti sulle ossa, cosa che per noi, per chi ha problemi di rotazione, una gamba la usa con i muscoli, mentre l'altra, altra cosa, i ragazzi possono guardarsi le gambe, dicono però vado in palestra ma questa gamba è più grossa, forse c'è qualche problema, qualcosa da pensare, non è che la palestra l'ha ingrossata, però se va in palestra l'istruttore dice dobbiamo rinforzare questa che è più piccola, non va a pensare che lui questa la carica bene e quell'altra la carica con i muscoli. Ecco un po' tutte queste cose che stanno venendo a galla, che vedo tantissimo su ragazzi, tipo a Bergamo, che siamo molto, si lavora moltissimo su ragazzi che giocano a calcio, atleti veri, con queste gambe grossissime e quell'altra un po' più piccola. L'allenatore continua a fargli pompare l'altra per dire deve ingrossarsi, ma la realtà è che lui cammina male. Ho avuto pazienti sempre... corridori, gente che correva nelle piste normali, la curva è sempre a sinistra e quindi ci sono ragazzi che avevano più carico a destra rispetto che a sinistra e non riuscivano mai ad arrivare. Quindi cosa avevano? Il bacino che era ruotato. Se il bacino è in asse riesce a fare qualsiasi cosa, ma se sono caricato più a destra facendo una curva a sinistra per me diventa un problema. E questi sono problemi che abbiamo risolto, che ho risolto negli anni. Quindi concludendo, anche le ernie cervicali hanno dei buoni benefici col magnete? Cioè sempre col magnete, sì. Anche in quel lavorando caso. Sul bacino o addirittura direttamente. Può capitare di fare un incidente e subire un colpo di frusta. Il colpo di frusta non finisce sulle 7 vertebre cervicali, ma la testa, le cervicali sono molto mobili, quindi la testa va molto indietro, ma se specialmente si ha l'appoggiatesta, blocca, ma il colpo arriva a metà, quindi arriva sulle vertebre dorsali. Quindi lavorando sulla vertebra dorsale si può togliere questo problema. Sa che un colpo di frusta può portare mal di testa fisso, ad esempio, questa è una delle... È vero. E poi, vabbè, tutto il resto, i giramenti, le nausee. Bene, dottore, io la ringrazio per Grazie questo approfondimento dedicato appunto alle ernie discali e ovviamente questo trattamento che si chiama di corbiofisica, giusto? Corbiofisica, l'abbiamo detto sì. All'inizio. Io la ringrazio e ci rivediamo prossimamente e ricordo che potete rivedere la trasmissione sia sul nostro sito internet che sul nostro canale YouTube dove trovate anche tutti i riferimenti degli ospiti che ci vengono a trovare. Grazie ancora, arrivederci e buon proseguimento di serata. Grazie, dottore. Grazie mille.